Di plugin che emulano hardware ce ne sono davvero tanti, ma non sono tutti uguali, anzi. Tempo fa ho fatto una comparazione di tutte o quasi le emulazioni hardware dividendole per tipologie, quindi Pultec, API, eccetera. Una figata che non ha mai fatto nessuno. Se volete la trovate nel canale, nella sezione delle playlist. È in inglese, ma non spaventatevi se non lo sapete. Saltate l'intro e andate direttamente nella parte dei test audio. Lì c'è solo musica. In questa serie ho voluto tenermi fuori dall'equazione portando solo gli esempi audio, in modo da non creare alcun bias, lasciando alle persone il giudizio finale. Perché in fondo il plugin migliore è quello che piace a te e con cui ti trovi bene. In questa nuova serie che comincia con questo video invece voglio mostrarvi quelli che secondo me sono i migliori plugin per ogni tipo. E cominciamo quindi oggi con i Pultec. Visto che nel video dei test alcuni me li sono persi, ho voluto successivamente provare anche quelli, perché in questa serie non voglio davvero lasciare nulla al caso, per potervi quindi portare davvero quello che più mi piace. Ma quindi, qual è il miglior Pultec? La risposta è un po' complicata, nel senso che non ho trovato un'emulazione che mi convincesse appieno sia sulle alte che sulle basse frequenze. Quelli che eccellevano gli estremi di banda erano plugin differenti, quindi uno sulle basse e l'altro sulle alte. Ma per il mio uso ho risolto comunque con un'idea geniale, ma su questo ci arriviamo dopo. Veniamo al punto, ma quindi qual è il Pultec che più mi piace? È un Pultec che in realtà non è un'emulazione di un Pultec. Difatti emula un altro hardware che fa però le stesse cose. Potresti allora dirmi che non è proprio valido, ma la verità è che ho analizzato tutte le curve di tutte le emulazioni Pultec e sono tutte diverse fra loro. Ed il plugin che più mi piace differisce dagli altri solo per il fatto che non pretende di emulare un Pultec. Ma le differenze sono assolutamente compatibili con gli altri e per alcuni casi anche più simile ad alcuni che si vedono come Pultec. Il plugin in questione è White di Acoustic Audio, ma voglio fartelo vedere. E questo è il plugin. Come potete vedere è praticamente un Pultec, nel senso che qua possiamo fare i classici boost e cut sia delle basse che delle alte frequenze. Andiamolo a sentire. È un bellissimo plugin perché con un paio di manopole, perché stiamo andando giusto a lavorare sulle alte e le basse, riusciamo a cambiare in maniera molto decisa e anche molto buona, direi, lo shape delle frequenze della nostra canzone. Il punto forte onestamente è proprio la parte sulle alte. Io di solito vado davvero, sono qua andato diretto sui 16 kHz in boost e i 20 in cut, perché praticamente lo uso quasi sempre così, perché mi dà quel tipo di curva, quel tipo di suono che mi piace e vado davvero diretto su questo tipo di impostazioni e difatti è molto molto buono. Ha un tipo di curve che secondo me sono magiche, anche se poi è una termine che onestamente odio perché effettivamente non significa nulla. Cosa vuol dire magico? Diciamo che si intende come magico un qualcosa che tende a funzionare a prescindere dal materiale. Onestamente con diversi altri plugin,
appunto Pultec, ma anche altri, quando vai magari a toccare le alte frequenze, quindi ad aumentarne insomma il volume di quella parte dello spettro, spesso hai un po' di harsh, quindi diciamo di diventa un po' acido, oppure c'è qualcosa di strano. Con questo devo dire che è una cosa che penso che davvero non mi sia mai successa, è fatto molto bene. Nel momento in cui lo senti acido, o vai indietro col boost oppure aumenti il cut e di solito risolvi. È per questo che io dico che appunto è magico come plugin, è sicuramente uno dei miei plugin preferiti di acustica audio. Le basse funzionano come insomma molti altri Pultec, non è il mio preferito, ho altre, diciamo, altre preferenze su quella fascia di su quella parte dello spettro, però comunque diciamo che se uno dice mi voglio comprare un plugin, voglio una roba tipo appunto un Pultec con qualcosa che mi permetta di bilanciare basse e alte, quello che io consiglio è questo secondo me è il migliore di tutti. Ti dicevo prima che non sono contentissimo degli estremi di frequenza, perché se è vero che wide sulle alte è fenomenale, non mi convince davvero sulle basse, dove preferisco decisamente altri plugin. Allora ho deciso di analizzare a diverse ampiezze le curve di boost e di cut dei miei preferiti e quindi ricrearle come preset per un altro plugin che è fenomenale e che uso ogni qualvolta mi servono i cut. Il plugin in questione è M Auto Dynamic EQ di Melda Production, che se di base sembra essere una roba tipo Pro Q, in realtà è dannatamente più potente, perché puoi creare i tuoi EQ customizzando, addirittura inserendo formule matematiche. Questa è roba per sclerati, lo so, però mi piace un sacco e soprattutto il risultato è meraviglioso, perché poi alla fine mi ritrovo con un plugin che non solo mi piace ma consuma anche davvero pochissima CPU e generalmente molto meno degli altri plugin. Ad ogni modo non preoccuparti, perché se ti serve un Pultec non devi sclerare con formule o robe strane, perché se possiedi questo EQ ho creato io un preset che puoi scaricare gratuitamente dalla mia pagina Ko-fi, di cui trovi il link in descrizione. E per me questo è il Pultec migliore, senza se e senza ma. Quindi se devi comprarne uno, il mio consiglio è di prendere questo EQ, M Auto Dynamic EQ di Melda Production, e puoi scaricarti gratuitamente il mio preset. Comunque ovviamente prima di spendere soldi fai le tue prove e vedi cosa ti piace di più. Non ti fidare mai dei consigli che trovi online, ma usa sempre le tue orecchie. Nel mio preset inoltre ho anche aggiunto una funzione di saturazione che nessun altro plugin ha. Difatti sono tutti lineari, come giusto che sia tra l'altro. Ma visto che ne avevo la possibilità e che dare un po' di colore a volte ti fa prendere decisioni migliori con l'EQ stesso, boostando magari un po' meno la parte di EQ proprio perché la saturazione ti aiuta a raggiungere prima il suono che cercavi. Qualunque sia la tua scelta quando compri un plugin o qualunque altra cosa, se usi il link che trovi in descrizione non spendi un centesimo in più, ma è un gran modo per poter supportare il canale. Fammi sapere quali sono i tuoi plugin preferiti e quale altra emulazione hardware ti interessa di più. Se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao.